Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso video ho affrontato un altro dei cardinali, o meglio il tapu del cardinale che era Tapu Koko, e ho affrontato Alice in diverse salse, diverse volte. Insomma, è stata una roba pazzesca ed oggi prosegue il viaggio e ma eravamo tipo in quarta gen. Sì, qui siamo nello Xenoverse, affrontiamo diverse questioni. Posso andare avanti? Ah, invece sì. La città dei numeri! Ragazzi, ma... Oh, madonna, io adoro sto gioco, VIP. Mamma mia, quanto cavolo è bello. C'è di tutto qui. Ah, sono tornato dove ero prima, ma... Ma no, perché? Dove dovrei andare ora? Mamma mia. Ma quanto ci hanno lavorato? Dunque, lì non ci si può andare. O meglio, non ci si deve andare. Qua sotto, suppongo. Ok. Non ho idea di dove io stia andando, ma spero di arrivare da qualche parte. Ah, sì. C'era Alice, ma ora non c'è più. Vai, Zaguardo. E distruggiamo anche questo... Questa illusione. Oh, yes. Aha. Non so cosa ho calpestato, ma... Ok. Altre sfide con Alice, va bene. Pensavo di riuscire a finirlo oggi, questa porzione. Non oggi, proprio oggi, però... Insomma, con un paio di video, la porzione di Xenoverse che rimanevano con i Tapu e con il boss finale che è il Pokémon Furia. E lei è fatta. Ha sempre gli stessi Pokémon alla fine. Ma è adatta, sì, a farmi da spalla. Ah, e si casca, vero? Ah, qui ho l'overview di dove andare, allora. Ok, ho capito. Eravamo parte di due mondi diversi e affrontiamo anche stavolta, dai. Ma forse proprio per questo volevo essere di più vicina. Sì, lei ha questa crisi esistenziale a causa nostra. Ok, e ci siamo. Vai. E distruggiamo le illusioni. Perfetto. Quindi ora si può tornare indietro, giusto? Ah, quindi qua c'era l'illusione allora. Ok, siamo tornati nel mondo normale, per modo di dire. Ok, e ci siamo allora. Dovremmo essere... Oi oi. Link, sei arrivato. Iniziavo a crederti che ti fossi perso. E questa qua continua a seguirmi da prima, facendo tutto ciò che faccio io. Link, tu hai capito chi è la vera me, giusto? Tanto secondo me è sbagliata qualsiasi risposta dai. O giusta qualsiasi risposta dia. Qualunque cosa tu faccia, secondo me, o sbaglio, dici bene, cioè non lo so. Non si capisce, non te lo dice il gioco. Oh, livello 81, era un po' che era fermo all'80, eh. E allora? Impostrice? Impostore? Sembra maschile, credo che valga impostore. E invece no, impostore al femminile è semplicemente impostora. Ah, il falso mi ha spinta. Link, sapevo che tu mi avresti riconosciuta subito. Sì, proprio. Forza, dobbiamo andare avanti. Oh, posso curarmi finalmente. Ah, qui l'atmosfera è veramente pesante. Dobbiamo sbrigarci. Bene, proseguiamo. Oh, santo cielo. Ah, niente, era tanto per... Quinta gen e di nuovo normali. Così, proprio tutte quante le dimensioni si fondono. Proseguiamo, dai. Nei commenti mi avete scritto di usare
la pietra per far evolvere Scovile, Tyranitar o Bisharp. E ci ho pensato molto, ci ho pensato davvero tanto se usarla o no. Scovile elettro non mi piace, ma vedrò magari se ce la faccio senza, se no la uso. Andiamo. Eccolo qua, Leandro. Secondo me è posseduto dalla furia. Signor Leandro. Oh no! Leandro è svenuto! Le mie gambe non vogliono muoversi. Anche perché dove passiamo? Che blocca la strada il... Link, ho paura. Vabbè, ci penso io. Bello lui, mamma mia che bello. Bulu. Bulu. Allora, lui è cattivo, quindi sicuramente mi attacca subito. Non si tappa nulla. A ricordarsi che tipo era. Ma un'altra barra della vita gliela diamo? Mi sembrano poche. Mi sembrano pochine. Sai? Ok. Un'altra protezione sarebbe del tutto inutile, quindi andiamo un po' con Energy Palla. Non è molto efficace, va bene. Che sei tipo drago per davvero, anche se dubito. Dunque, Energy Palla... Tipo lotta credo che sia veramente. Lotta drago? Nah. Perché non mi ricordo... Parte... Oh, no, no, perché ho fatto psicobotta poi? Volevo fare un attacco... Assorbi pugno, dai. Eccolo, però si ricarica poco. È confuso da oltraggio, va bene, va bene. Turno sprecato, ma ok. Quindi è super efficace, quindi direi che è roccia. Oh, sì, è roccia per forza. Mega evolve e faccio protezione, così si prende un altro turno di damage da avvelenamento. E altri 3 turni, 5 massimo, e poi avvelenamento lo manda giù proprio con una botta sola. Gli leva direttamente una barra. Andiamo con Surf. Uno Surf è... Boh. Ma io non ci sto capendo nulla. Che cacchio di tipo sei? Drago! Drago roccia! No, però sarebbe comunque super efficace una delle due. Ah, boh. Non ne ho idea. Mi piace immaginare quale tipo potrebbe essere, però ci azzecco non mi interessa. Cioè, il bello sta anche nel, così, nel pensare a cosa potrebbe essere, per capire come affrontarlo al meglio. Eccolo qua, è fatto, vai. Finito. Finito. Oiei, troppo forte. Vediamo un po' l'avvelenamento quanto gli fa. Bella. Protection e ci siamo. Non ancora. Oi. Lancia astrale e via. Yes. L'avvelenamento colpisce ancora. Bene. Araldi della fine. Ma non è vero. I 4 cavalieri dell'apocalisse potevano fare, no? I 4 della fine, i 4 della fine. E anche Tapu Bulu è preso. Lei mi ama. Link, fortuna che sei qui con noi. Forse dovremmo tornare indietro. Dovrebbe essere Peyote ad accompagnarti. Io non riesco più a fare niente. Ma Oleandro? Bestione? Link, dove vai? Questa situazione è troppo grave per risolverla da solo. Non puoi farcela. Ti supplico, torna indietro. Certamente Peyote potrà darci una mano. E se io dovessi usare... Ah, la shortcut, ok. Allora la uso. Vai, entriamo qui.
Sei arrivato finalmente. Non è bene farsi attendere, lo sai. Ma tu sei un caso speciale, dico bene? Allora. Ma siamo sopra la via Vittoria? No. Ah, questa è casa nostra! Fin quando non eri altro che un bambino, sei entrato in contatto con realtà molto più grandi della tua. E per di più, senza una guida paterna che potesse indirizzarti. Ti sei ritrovato a superare sfide su sfide, che però erano sempre abbordabili. Non hai mai trovato un ostacolo che possa veramente definirsi insormontabile. Proprio come se la tua vita e la tua avventura venissero guidate su una strada prefissata. Eppure in moltissimi casi hai ricevuto aiuti inaspettati. Aiuti che ti permettevano di superare sfide che apparentemente erano troppo ardue per te. Hai continuato a seguire la via che ti veniva indicata, facendo affidamento su profezie che ti rendevano il prescelto. Nonostante non sapessi chi o cosa ti aveva reso tale. Eppure, hai sbalordito chiunque ti fosse vicino, superando qualsiasi sfida e arrivando a controllare anche l'odio più puro. Ma quando ti sei ritrovato faccia a faccia con l'altro te, non sei stato capace di ottenere l'elemento fondamentale, te stesso. Che hai lasciato totalmente le redini alla rabbia, ignorando le conseguenze che ciò avrebbe causato. Come può una formica del genere, che non è nemmeno in grado di controllarsi, provare a compararsi a entità molto più grandi? Ti sei sempre lasciato guidare, credendo ciecamente nel motto per aspera ad astra, che hai sentito spesso nominato. Eppure non ti sei mai reso conto che ogni singola volta che hai combattuto, ogni singola volta che hai superato una sfida e ogni singola volta hai minimamente fatto affidamento su qualche probabilità, in quel momento attingevi al potere del caos. E non solo, sei ricorso al caos più di quanto tu possa immaginare. Tutto ciò che esiste è regolato da eventi caotici e imprevedibili. Il caos è sempre esistito e sempre esisterà, che tu voglia o no. E quindi, caos omnia impera. Oh. E se io volessi andarmene? Me ne vado, addio. A parte il fatto che non capisco se quegli occhi siano a un non o altro. Che comunque mi guardano quegli occhi. Senti il peso delle esperienze fatte nel tuo viaggio travolgerti. Senti il supporto di tutte le persone che hai incontrato. Di tutti i legami che hai forgiato nel corso del tempo. Senti che l'inizio e la fine della tua storia ti attendono oltre questo varco. Vuoi proseguire? Sì. Ti senti? Ui! Ma dai! Amici, io scelgo difficile. Non perché voglia fare il gradasso, vai, faccio difficile, faccio vedere chi sono. No. Orizzonte degli eventi. Quella. Sei arrivato, ti stavo aspettando. Vieni, unisciti a me qui allo Zenith. Lo Zenith. Eccoti, è passato molto tempo. Ehi, il nostro amico! Non mi riconosci? In effetti, al nostro ultimo incontro avevo le sembianze di una donna. E che donna? Lascia che mi presenti allora.
Sono un'entità che alimentava ormai eoni fa un circolo planetario a qualche anno luce dalla Terra. Se dovessi utilizzare il nome che voi uomini mi avete dato, mi chiamerei Vacuum. Risucchio. Credo che il nostro primo incontro faccia a faccia fu... Ah, sì, in quello che voi chiamate Xenoverse. Ricordo di non avervi fatto una bella impressione allora. Dopotutto mi avete attaccato senza esitare. È per questo che ho deciso di assumere questa forma. Per evitare ciò che accadde allora. Non preoccuparti, non porto rancore. Dopotutto voi umani avete un innato senso di avversione per ciò che è diverso. È nella vostra natura. Questo è vero. Cosa ne pensi di questo involucro? Soddisfa i tuoi gusti? Amico, se me lo chiedi però ti dico di no, scusami. Il precedente involucro non era adatto a contenere la mia essenza. E purtroppo si è rotto. Quindi è in coma. È in coma, Tamara. Questa volta ne ho fabbricato uno da zero. Utilizzando le informazioni che ho appreso su quel particolare minerale composto di quell'energia caotica che voi chiamate furia, cristallizzata. Non ho fatto in modo che tu venissi qui, in questo posto, oggi. Sai dove ci troviamo? Questo è un luogo che non esiste, o meglio per dire, esiste al di fuori della realtà. È un luogo carico di energia, di qualsiasi tipo essa sia. Voi umani... E non siete in grado di entrare in questo luogo autonomamente, lo chiamate orizzonte degli eventi. Questo posto per voi inaccessibile è per me semplicemente un posto distante, ma comunque facilmente accessibile. Questo luogo così carico di energia permette a chi vi è all'interno di influenzare la realtà a suo piacimento. L'unico requisito è che solo un essere perfettamente bilanciato può controllarlo. Questo requisito, dovuto ai principi di casualità, mi rende inadatto. Da moltissimi anni, sin da quando la mia forma originaria è venuta a dividersi, sono diventato un'entità squilibrata. Considero l'equilibrio la cosa più importante tra tutte. Questo è a causa di moltissima afflizione. Per questo, ormai anni e anni fa, quando di me non restava altro che un'eminente volontà, feci in modo di ottenere un recipiente più opportuno per la mia essenza. Perché proprio tu? Probabilmente non ci avrai mai pensato, ma... Sembri essere collegato ad un piano di esistenza superiore, anche a quello di essere onnipotenti come sottoscritto. Il fatto che lui se la stia cillando così tanto mi dà molto fastidio. Non capisco perché, però mi dà fastidio. Anche in questo momento non vedi che qualcuno ci sta guardando? Ah, ok, fanno un po' di meta, ok. Unisciti a me, campione, prescelto, salvatore. No, mi chiamo Andrea. Link. Una volta insieme, intendo riequilibrare questo universo. Per far sì che tutto torni allo stato naturale delle cose. Gli esseri viventi che lo abitano hanno trovato il modo di contrastare le azioni periodiche che consentono di riequilibrare i pianeti. Carestie, pandemie, calamità naturali. Non sono altro che il modo in cui l'universo tenta di riequilibrarsi. Riesci a sentirlo? L'universo soffre a causa di questo estremo disequilibrio. È compito nostro, in quanto suoi abitanti, far sì che questa situazione cambi. Tutto ciò che hai fatto è stato in funzione di questo momento. Lascia che gli eventi che hanno dettato il corso della tua storia vadano finalmente a compimento. Unisciti a me. Cambia qualcosa se dico sì o no? Si spegne il gioco? Si spegne il gioco se dico di sì? A questo punto io direi di no. È un peccato, ma mi aspettavo già questa risposta. A quanto pare, sarò costretto ad utilizzare delle maniere più forti per farti accettare.
creatore? E Gorgion. E Gorgion è tipo drago, quindi me la gioco facile. Penso, poi non lo so, magari mi sbaglio. Ah, la carta è il rosso. Che pezzo di fango. Va bene, va bene, va bene. Proteggo Geoforza. Ah, hai capito la signorina. Vabbè, vabbè. Vabbè, Lancia Strade non fa molto, ovviamente. Sai che posso setappare con Luxflon? Geoforza è speciale. Se la uso, se uso calmamente 6 volte lo sfascio poi. Mi ricarico. Non posso usare strumenti. Ecco perché. Mi sembrava troppo bello per essere vero. Mi sembrava, infatti. Più veloce lui. Ok, posso... Ah, ok, ok, ok. Ci picchia. Mi proteggo. Se almeno ricarico un po' di PS. Lui mi fa pochissimo. Credo che mi faccia meno danno di quanti ne recupero con avanzi, sai? Mi proteggo. Oh, cacchio però. Ah! Vedi però che fa il pezzettino lui di parafango? Ok, geloraggio fa male. Ah, però lui ha sorbisfera. Mi proteggo. Così recupero un po' di salute. Lancia astrale. Ah, congiura fatto, peggio per lui. Ora mi proteggo. Così recupero un po' di salute. Aiaia, hai fatto un'altra congiura. Mi sciotta ora. Probabilmente mi sciotta. No, no, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, ok. Perfetto, vai, free, turno gratis proprio. Ok, faccio protezione perché ora attacca quasi sicuramente. E infatti attacca. Vai con la salute recuperata. E lancia astrale. Oh, no! 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 Vabbè, sì, va capo anche lui almeno. Dunque, aveva Tornadus. E il Pokémon Drago. Mando Suicune, dai. Siamo sotto Rain. Sotto Rain con la me... Enamorus! Ho fatto Surf, ma... Che roba era Enamorus? Mica mi ricordo. Accidenti a te. Ma è folletto volante. Se facevo Bora prima era meglio. Folletto volante, folletto volante. È debole contro veleno e acciaio il folletto. Però penso che un'ombra artigli. Cala a piccolo attacco, ma non mi pare. Non mi pare proprio che cali a piccolo attacco di Enamorus. No, no. Anzi, ha fatto un botto di danni. È già 2 volte che lo usa. Mando Mewtwo. È molto, molto forte l'avversario qui, eh.
Non è che posso fare più ritardo. Sto cannon fiore. Quanto è forte sto cannon fiore. Oh, e dai. Cioè, no, è troppo sgravato, dai. Poi faccio tossina. Vabbè, tifo non sapevo che era super efficace. Me l'aspettavo, ovviamente. Protezione qui. Non è facile sta lotta, eh. Non è facile per niente. No, 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 no. Non è fattibile così. È difficile. Dovrei trovare il modo di setappare. Dovrei trovare il modo di setappare. E si chiude il gioco, ovviamente. Ah, potrei farcela in modalità difficile. Non è che debba per forza farla in modalità difficile, però. Magari faccio qualche altro tentativo, perché più che altro la palla è ascoltarsi il discorso del creatore lì. Non lo so, magari ci riprovo e vediamo che roba esce fuori. In ogni modo lo farò nel prossimo video. Devo pensare bene a cosa fare. Io vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo episodio di Xenoverse per Aspera d'Astra. In descrizione link per Instagram e Telegram. E noi ovviamente ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!